di Palma Campania è un grande carnevale fatto di suoni, musica, colori vivacissimi. Quando il 15, 16, 17, perché il 15 c'è la sfilata delle quadrige, il 16 c'è il famoso passo delle quadrige e poi la martedì c'è di nuovo la sfilata delle quadrige. Quindi un'occasione per la città metropolitana di presentarsi anche in maniera diversa, cioè con occasioni di turismo, di promozione culturale e di salvaguardia del territorio. Assolutamente sì, io penso, tra l'altro ho visto che ci sono anche delle iniziative che riguardano le scuole, che riguardano il tessile, che riguardano le scuole alberghiere. Ebbene, io credo che questo sia molto importante perché credo che proprio in una crisi così globale, se non si risvegliano le nostre eccellenze sia come produzione industriale ma anche eccellenze agricole, non andiamo molto lontani. In questo momento sono una riserva energetica di grande importanza. Grazie. Prego. Il carnevale anche come occasione. Certo, sicuramente è un'occasione di sviluppo per il nostro territorio. Secondo me oggi è un giorno importante per due motivi. Il primo è che celebriamo la presentazione, diciamo, quasi congiunta del Carnevale di Saviano e Palma Campania, perché è giusto che due grandi eventi che riguardano il Carnevale del Nolano Marighianese Vesuviano siano in sinergia e non in competizione, perché il lavoro che stiamo facendo in questi mesi, in questi primi due anni di legislatura, è quello di mettere insieme la serie degli eventi per costruire un vero e proprio cartellone del territorio, trascinato anche da riconoscimenti importanti. Non ricordiamo che l'anno scorso ad esempio abbiamo avuto il sigillo dell'UNESCO alla festa dei Gigli di Nola, e il Carnevale di Saviano, così come quello di Palma, rappresenta un elemento non solo allegorico, ma rappresenta un elemento tradizionale e anche una grande attrazione culturale per i tanti giovani coinvolti. Io credo che siano i messaggi positivi da mandare, e soprattutto la presentazione di oggi dimostra che oltre a questo finalmente si sta imparando a fare squadra tra i comuni e i territori, che è un elemento fondamentale anche all'insegna della definizione della nuova città metropolitana. Il tema quest'anno è un tema, diciamo, non è unico, ogni carro rappresenta un tema particolare. Poi c'era un carro che un po' ironizza anche sull'amministrazione, sugli eventi che attanagliano il nostro territorio e che speriamo di risolvere quest'anno, cioè una serie di allagamenti che abbiamo presso il centro storico e che dopo tanti anni finalmente abbiamo avuto un finanziamento con l'accelerazione della spesa, e ringraziamo la Regione per avercelo consentito, e quindi faremo la gara velocemente. Però il carro ironizza su questa cosa, quindi un male che viene ironizzato, presentato proprio quasi a scongiurare, perché il carnevale poi è una manifestazione che cerca di allontanare il male, e c'è sempre questo binomio, la lotta tra il bene e il male, quindi il carnevale rappresenta un po' questo. Però abbinato a tutto questo c'è anche l'attività culinaria sostanzialmente, no? Ci sono dei dolci tipici del territorio che ovviamente fanno sì che si arricchisca tutto insieme quello che è la manifestazione del carnevale. Vi invito a venire, perché la cosa caratteristica è che il carnevale va vissuto, non è un carnevale che si lascia guardare, ma chiunque viene balla insieme a tutti noi e a tutte le maestranze. Una bella iniziativa che si ripete nel tempo e che testimonia come i territori della provincia di Napoli, ormai della città metropolitana di Napoli, rappresentano sensibilità diverse, vivacità, profondità culturale e anche importanti tradizioni. Un mix intelligente che vuole essere anche un elemento attrattore dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, elemento attrattore teso proprio a valorizzare la specificità dei luoghi. Mi pare che questo della iniziativa importante del Carnevale di Saviano sia disegnato proprio in questa tradizione. Decine e decine di migliaia di persone che allieteranno nella settimana prossima il successo di un territorio, lo allieteranno facendo insieme tradizione e cultura, storia e sentimenti, intelligenze e vivacità. Tutto questo a vantaggio della storia dell'intera città metropolitana. Il carnevale come prima occasione di presentazione della città metropolitana, il carnevale come occasione per il territorio dunque? Innanzitutto il carnevale come prima iniziativa, alla luce del fatto che oggi intervengono due enti locali, perché sopra al carnevale ci sono due istituzioni che ormai da più di 40 anni danno la possibilità al territorio, in cui particolarmente ex provincia, oggi città metropolitana, di creare una vetrina sul tema del carnevale.
Sicuramente oggi abbiamo una sfida importante, è la sfida di poter creare un sistema culturale che va al di là delle frontiere dei comuni e degli enti locali, quello che fondamentalmente si attende attraverso la nuova legge, la 56 del 2014, in un sistema culturale che vede impegnata un'economia vivace, dove oggi ci saranno qui presenti istituzioni scolastiche che durante le attività didattiche producono abiti, quindi creano un sistema di filiera, di competenze spendibili in un sistema economico cittadino. Siamo con Daniele Rainone, presidente della Fondazione del Carnevale Palmese, una tradizione secolare. Sì, certamente è una tradizione secolare, le cui radici risalgono al Carnevale napoletano del 1600. Noi ogni anno proponiamo un grande carnevale, la cui caratteristica peculiare è rappresentata dalla quadriglia. La quadriglia, per quei pochi che non lo sapessero, è un gruppo folcloristico composto da una banda musicale, da un maestro che è la figura per eccellenza che dirige il gruppo ed un nutrito gruppo di partecipanti che sono i quadriglianti, che sono vestiti in maschera secondo un tema che viene definito e sviluppato dal comitato promotore.